cucina non ci entro mai. Cosa c'è nella padella? Che profumino. Fai assaggiare un pezzettino. Ma che bontà, ma che bontà. Ma che cosa fa tutta qua? Che bontà! I piaceri della tavola con leggerezza e ironia. In collaborazione con Gola Gioconda. 7000 caffè. Li ho già presi perché... Bravo, bravo Luca! Sono di stare al volante. Senti com'è sulla notizia! Buongiorno a tutti, ben ritrovati a Casa Carlotta di Radio! Buongiorno! La sorpresa profuma di caffè, buongiorno Luca Managlia! Buongiorno bellissima Carlotta! Che bontà, Gola Gioconda, oggi anche... Naso Giocondo. E buongiorno ai nostri ospiti che saluto con tanta simpatia, Patrick Hofer accanto a me e accanto a lui Francesco Sanapo. Lo dico perché se poi ci guardate nel filmato su YouTube, insomma, ecco, l'avete già individuati. E poi tanto buon caffè qui davanti a noi. Chi sono i nostri ospiti? Presentiamoli meglio. Allora, Luca. Direi Patrick è il presidente, presidente del allora li presento io, mi rubi la scena. In coro. Anzi, potremmo anche cantarlo. Presidente del consorzio promozione del caffè. Buongiorno. Buongiorno. Francesco Sanapo è il pluricampione italiano di caffetteria di quanti anni, Francesco? 3 anni. 3 anni e il titolare dell'argomento clou di stamane di Ditta Artigianale, questa bellissima caffetteria locale in via De Neri, di cui ha parlato il Wall Street Journal. Capito? No, mica pizza e fichi, Wall Street Journal, che naturalmente, insomma, come sappiamo, è un po' la Bibbia, no? Anche sul fronte dell'economia, nuovi trend, eccetera. Brava Carlotta, appunto, perché l'articolo parla di rinascimento, non a caso, del caffè in Europa. Tu che sei dotato di un R meraviglioso, a dire alla francese, renaissance del caffè in Europa, caffetterie proprio. Sì, delle caffetterie, fa un elenco di caffetterie in cui appunto anche in foto c'è il nostro Francesco di Ditta Artigianale. Vuoi dire che sei in foto sul Wall Street Journal? Sì, neanche io non me lo sarei mai aspettato, sai. Però e che cosa hanno preso? Insieme a Ivana Trump. Insieme a Ivana Trump. Hanno mandato un fotografo loro. Capito? Sì. Ecco, ragazzi, ma qui abbiamo la crema del caffè. Allora, Francesco, fra l'altro, organizza insieme a Andrei Godina, che tu hai conosciuto, sì, per essere stato nostro ospite, sì, recentemente, una bellissima manifestazione a Firenze che si chiama Pausa Caffè Festival in Piazza della Repubblica, esatto, dove appunto ci sono le migliori torrefazioni della Toscana e d'Italia, e fa entrare le persone nel mondo, nel vero mondo del caffè. Questo articolo parla appunto del nuovo modo di vivere il caffè in Europa. Ora poi faccio parlare Francesco, che diciamo dobbiamo smettere di pensare al caffè come una medicina per svegliarsi. Fondamentalmente è questo: il caffè ha 1000 aromi, 1000 profumi, non ha solo quell'effetto, diciamo, tonico, che è importante, per carità, ma va considerata a tutti gli effetti come un grande vino, nel caso per cui con profumi, aromi, intensi. Avevamo finito da poco con quelli che fanno gli esperti dei vini, facendo quelle onde a tavola. Facciamo che dice, l'onda che sul ora caffè. C'è il caffè. Vabbè, ho capito. Facciamo. Si inizia col caffè. È vero, Francesco, questa cosa, che il caffè va considerato qualcosa di riflesso? Da essere solo un tonico? È verissimo, noi ormai è diventato per Ditta Artigianale un motto, quello del caffè non è medicina, e ancora di più il caffè è un frutto, perché spesso ci si dimentica che è un frutto, no? Quindi come tale va trattato, riuscire a conoscere le sue proprietà gustative e anche di terroir, sempre per avvicinarsi un po' al vino, no? Anche il caffè. Che cosa vuol dire terroir nel concetto terroir del caffè? È tutto quello che... la vita del caffè, io dico sempre che tutto quello che circonda il caffè caratterizzerà poi quel gusto, certo, quindi dal suolo agli animali che vivono quell'area, alle persone. Al bosco vicino, alla parte umida. Esatto. Quello è il terroir del caffè. E poi, quindi la domanda, sì, ignorante, quindi anche quelle due famiglie importanti che conosciamo del caffè, la robusta e l'arabica, a seconda del luogo cambiano completamente? Vedo che sei super informato. No, ho detto così, ho detto...
Esistono due specie botaniche, sia arabica e robusta, e come piante entrambe vengono caratterizzate dal terroir che le circonda. Ecco, ecco, quindi ci può essere... Dall'altezza, ad esempio, anche dall'altezza di dove si trova la piantagione, per esempio, è un elemento molto importante. Sì. Ecco, e invece... Un presidente di questo importantissimo consorzio, vero Carlotta? Eh sì, un presidente elegantissimo e simpaticissimo, voglio dire, Patrick Hofer. Allora, come è nato, anzi mi hai detto che è nato ormai 20, quanti anni fa il 27 consorzio? 27 anni fa. Il consorzio, immagino che le cose siano completamente cambiate negli anni, perché voglio dire, prima si trattava forse di un'attività che... apparteneva a pochi eletti, forse poche famiglie di quelle forse della Sud America, e poi forse è una cosa che... No, il consorzio di produzione del caffè nasce... È italiano, sì, va nasce, bene. È italiano, nasce alla fine degli anni Ottanta e nasce per un motivo, quando ancora il caffè era abbastanza sconosciuto, specialmente per tutti i consumatori. Sentiamo, scusate, sottofondo il sobbollire, dei rumori più belli, dire, delle nostre giornate. Prego, scusaci l'interruzione, Patrick. Prego, prego. Quando te andavi dal medico, ti faceva male un piede e ti diceva togliamo il caffè, no? Era la prima cosa, perché il caffè non era conosciuto, era un prodotto che non c'erano tante ricerche sul caffè. E quindi il consorzio di produzione caffè nasce appunto 27 anni fa, proprio per fare un po' di chiarezza. Quindi affrontare la comunità medica, affrontare e portare avanti ricerche di vario tipo, lavorando con istituti importanti per fare ricerche sul caffè e scoprire quali erano gli effetti. Ecco, qual è stata, secondo la tua esperienza anche di questi ultimi anni, diciamo il trend, proprio brutta la parola, però come è cambiato questo rapporto tra i consumatori e coloro che producono e anche tra i produttori? Ma principalmente oggi il caffè è un prodotto che è stato, sul quale sono state fatte tantissime ricerche, sappiamo moltissimo sul caffè. Siamo molte ricerche che testimoniano come il caffè sia assolutamente benefico per in tanti casi, per tutte le malattie degenerative, per quanto riguarda il diabete C. Quindi tante ricerche che provano come il caffè sia assolutamente un toccasana in tantissimi casi. Anche per accelerare un po' il metabolismo in senso buono, nel senso per dare tonicità, come dicevamo poc'anzi, no? Poi va bene, abbiamo detto di non parlarne come una medicina, sono perfettamente d'accordo, perché togliamo tutta la poesia. Però se fa anche bene, non può no che farci piacere. Beh, io credo la parola chiave, non so, aiutami Francesco, se la dico bene, è consapevolezza. Come abbiamo nel corso di questi ultimi 20 anni avuto consapevolezza del prodotto vino, io faccio sempre questo riferimento, stiamo cominciando a avere consapevolezza del prodotto caffè. Esatto, e poi devo dire che Ditta Artigianale, che vede me e anche Patrick coinvolti in prima persona su questo nuovo progetto, è proprio la... diciamo il modo per insegnare alla gente come bere di nuovo il caffè. Io verrò a prendere un po' di lezioni. Mi voglio uscire da questa casa che è diventata un carcere, no scherzo, e venire un po' fuori all'esterno, e verrò sicuramente a trovarvi. Questa però non stanza è finita, non ha più confini, esatto, ma alberi. Alberi. Allora grazie, un momento, pausa caffè e poi torniamo. Caffè. Grazie, ma non ne voglio questa sera. Ma che bontà, ma che bontà, ma che cosa c'è qua? Che bontà, i piaceri della tavola con leggerezza e ironia. Pensa già un goccettino. Nadazzurelle caffè, eccoci di nuovo qua. Bravo Luca Paradisi, però bravo anche Pino Daniele, però scusate Allora bravi tutti anche oggi. Comunque, che bontà, oggi si concentra sul tema caffè. Avete capito bene, ma caffè è anche una parola, Allora scusate, non sono pazza, questa è un'altra cosa, ma torno da voi. Avete sentito consapevolezza, ha detto prima il nostro Luca Managlia. Sono tutte parole italiane. Questa settimana è la settimana della lingua italiana. Continuiamo il nostro gioco. Quali sono le parole italiane che vi piacciono di più? Come suono, come significato, come il rapporto fra significato e significante? Voglio ritornare alle mie tragici studi. Posso dire la mia? Autoreggenti? Non... Fuori da casa Carlotta immediatamente, per favore. Io ieri ho detto libertà, era la mia preferita. Posso aggiungere la mia? Vai. Barista.
barista. Capito vabbè. Che ha detto? Vabbè. La vuoi dire anche te, consorzio? Allora, scusate. Scrivete al 3925727775, ripeto il numero, 3925727775, la vostra su WhatsApp, la vostra parola italiana preferita. Ieri ne avete mandate tante a gentile richiesta, lo rifaccio fino a venerdì questo gioco che vi permetterà, al più bravo di voi, a quello che darà la risposta più bella, di vincere due biglietti per l'Expo, sta per chiudersi l'Expo a Milano e noi vi ci mandiamo... Mettiamo anche un caffè da ditta artigianale. Ma sicuramente. E poi andate da ditta artigianale, dico, io sono quello della parola. Anche per me barista è la migliore. Vabbè. Allora, chiuso il discorso, 3925727775, torniamo a noi. Bene, allora, parlavamo appunto del rinascimento di queste nuove caffetterie europee. Perché? Allora, ce ne sono in Danimarca, in Svezia, ecco. È nato in Nord Europa. Ecco, parte, molte cose partono dai paesi nordici, perché questo? Perché non sanno niente nel freddo e stanno volentieri lì chiusi, ecco, a parlare. Ti ricordo, ci sta ascoltando l'ambasciatore di Svezia, no, quindi sarà molto... contento, ma è così, di sentire. Ricordiamoci che il primo consumatore, primo paese consumatore al mondo è la Finlandia di caffè pro capite. Certo, invece di chiudersi nelle birrerie o nelle cose, come succede nei paesi, lo fanno col caffè, che lo trovo una cosa molto intelligente. No, bella. Diciamo, ora poi mi parli anche di una news di questi giorni, proprio fresca. Anzi, me ne parlate tutte e due di Starbucks che sta per sbarcare in Italia. Cosa ne pensate? Sono felice. Io sono felicissima, scusatemi. Però ti spiego anche il motivo per cui sono felice. Non è per la qualità del caffè, di sicuro. Anche se poi non è il peggior caffè, anzi. No, l'arrivo di Starbucks in Italia io spero soltanto che faccia svegliare un po' gli italiani. Bravo. Le novità sono sempre positive. Sì. E poi hai capito questa cosa del wifi dentro. Cioè, c'è una cultura tutta... È divertentissimo stare dentro. Allora, è vero, credo molto in quello che ha detto Francesco. Cioè, purtroppo, come parlammo anche con Andrei, cioè... Gli italiani negli ultimi 20 anni, ahimè, si sono seduti anche sulle loro cose fondamentali, che sono la pizza e il caffè. Grazie anche a questi due, questa coppia che è qui con noi stamani, dobbiamo riacquistare la voglia, la competizione di rifare caffè sempre più buoni, sempre più interessanti, di spiegare a questi italiani che lo prendono un po' troppo frettolosamente il caffè, che ecco, c'è in dietro veramente ci un sono modo. Diversi modi, diversi ecco, stili. Ecco, parliamo di questo modo qui che hai fatto davanti a te per farlo. Questo qui è un infuso al caffè, mi piace chiamarlo infuso, più semplicemente caffè filtro, in quanto è un metodo percolato senza presenza di pressione. Percolato. E va fatto con dei caffè appositi, quindi tostati appunto per questo sistema qui. Noi in ditta artigianale lo facciamo tenendoci cura della ricetta, quindi il peso dei grammi di caffè macinato all'interno più il peso dell'acqua versato, ed è quello che un po' sto facendo qui. Però una regola importante è sempre quella di avere il macinato fresco. Posso iniziare a macinare. Ma guarda, questo non è un problema. Carlotta lo porta sempre in borsetta con sé, il macinino. Scusate, il macinino, io sto guardando queste buste di caffè che avete davanti, che sono una più bella dell'altra. Innanzitutto, grazie. Qual è il modo migliore per conservarlo? Abbiate pazienza, ditemelo anche a me in casa. È vero che se io lo mantengo in frigorifero è meglio? No. L'importante è che sia chiuso ermeticamente, che l'ossigeno lo attacchi il meno possibile. Esatto. Ok. Queste in particolare sono chiuse, sono delle buste che hanno un salvaroma, quindi chiusure, avete capito, non so come spiegarle così. Salvaroma. Sono vari tipi di caffè che arrivano da El Salvador? Sì, sono diversi paesi dove noi da un po' di anni stiamo cercando di avere un commercio diretto con i singoli produttori. Questo significa Ecuador, vedo scritto. Che spendiamo 3-4 mesi l'anno andando a giro nei paesi d'origine, andando a parlare. Facciamo una domanda imbarazzante a lui. Meglio una piccola realtà o la grande industria? Non c'è meglio o peggio, questa è una domanda molto cattiva. L'importante, come giustamente stavi dicendo prima,
è non sedersi sugli allori, nel senso continuare a fare ricerca. Oggi il mondo è sempre più piccolo, per cui è importante riuscire a riportare la ricerca in particolare sul prodotto, quindi sul caffè. Il caffè è una pianta, anzi il caffè è una ciliegia di una pianta, dove all'interno ci sono i semi che sono i chicchi di caffè. Ecco, come si diceva prima, per arrivare a quel chicco di caffè c'è tutto dei sistemi, dei processi, dei percorsi che sui quali dobbiamo sperimentare, collaborando con i paesi produttori, con i singoli allevatori, con i singoli coltivatori, eccetera, eccetera. Per cui mai sedersi sugli allori, portare avanti la ricerca sul prodotto, la ricerca sull'estrazione. Ricordiamoci che in Italia, come da una ricerca che abbiamo fatto da poco con Astra Ricerche, come consorzio promozione caffè, il 96,5% dei potenziali consumatori di caffè consuma caffè, per cui il caffè lo beviamo tutti. Tutti, praticamente. Oltre l'80% lo beviamo a casa, quasi il 70%. Ah, secondo, oltre l'80% a casa? Il primo a casa. Pensa. Il primo a casa. Il secondo al bar, il 78% al bar. Per cui, perché beviamo in media oltre il 60%, siamo medio o alti consumatori di caffè, quindi oltre 2-3 caffè al giorno. Però non come gli americani, per esempio. Gli americani bevono molto più di noi, credo, no? Il consumo tra Italia e il resto del mondo è molto diverso. In Italia l'80% di quello che beviamo sono caffè e un 20% prodotti a base latte. Come varchiamo la frontiera, il 99% sono prodotti a base latte, quindi cappuccini, frappuccini. Ma dai, il 99% e l'1% è caffè. Per cui ma scusate, sono ora non mondi c'è, molto diversi. Dobbiamo chiudere, sì. Sì. Il famoso caffè americano, che ormai anche da Starbucks e dagli altri lo vediamo, no? A parte il frappuccino, c'è molto quello per strada, vediamo le persone che se lo portano, ormai latte, c'è tanto latte, tanto latte. Incredibile. Credevo fosse caffè. E c'è caffè dentro, ovviamente. Chiaro, chiaro, no? Pensavo fosse caffè americano, caffè allungato, come si dice, non so come si dice il termine. Ecco, però facciamo una piccola nota salutistica: nei cosiddetti caffè americani, o diciamo caffè lunghi, la quantità di caffeina è molto superiore rispetto all'espresso. Quindi la caffeina è idrosolubile: più acqua, più caffeina, meno acqua, meno caffeina. In un caffè espresso c'è molto meno caffeina rispetto a un caffè americano. Certo, e certo, guarda certo. Che bellezza sta facendo Francesco. Per voi, così vi delizio già prima con l'aroma e poi dopo con... Allora, caffè che stiamo lo facendo... strumento come si chiama? Scusami esattamente. Si chiama V60, grazie V60. Al suo angolo retto, okay. No? La forma dell'angolo. E, niente, e come un sistema come filtro. Viene, per avere un caffè come quello, cosa devo chiedere io quando vengo da te? Un caffè filtro. Caffè o un filtro. Ormai si è diffusa tantissimo la parola come V60, no? O V60. Esatto. V60. Dillo un po', voglio un V60. Sento... Voglio un V60. Io vorrei un V60. Mentre il caffè che vi sto servendo è di una piccola farm in Guatemala, nella zona di Huehuetenango. E il produttore si chiama Renardo Ovalle, siamo a 1700 metri. Huehuetenango, questa è la parola, è la parola di oggi. Huehuetenango. Se non ci siete stati, vi invito tutti ad andare su YouTube a vedere il film. No, speravamo. Noi abbiamo fatto un cortometraggio sul racconto di una tazza di caffè. Lo trovate sul Ditta Artigianale. No, dai, davvero. Sì. Vado a vederlo stasera. Perfetto. Allora, come si chiama il film? Lo trovate su YouTube sul canale di Ditta Artigianale. Finca la bolsa, Huehuetenango. No, ecco, vabbè, meraviglioso. Siete bravissimi, ragazzi. Per avere al volo delle informazioni sul caffè e sulle attività del consorzio, dove bisogna andare a vedere? C'è un www? Caffè Salute. Caffè Salute.it. Sia pagina Facebook che sito www.caffesalute.it. Grazie. Verissimo. Ditta Artigianale, via De Neri 32 Rosso. Chi non lo conosce? Io lo conoscevo, ma non ci sono ancora stata, ma domani vado a fare lezioni. Ma colazione col gin. Colazione col gin. Le lezioni di caffè. Sì, fare. Le facciamo quotidianamente anche. Ecco, visto? Quindi è questo il mio futuro. Va bene. Patrick Hofer, grazie. Grazie a Francesco Sanapo. Grazie al caffè. Grazie a te, Luca Managlia. Ma mercoledì figura. Prossimo di nuovo qui. Ciao, bello. Ciao. Ciao. Grazie ciao. A voi. Ciao. E su YouTube, guardate. Ma che bontà, ma che bontà, ma che cosa fa tu qua? Che bontà, i piaceri della tavola con leggerezza e ironia. Fai assaggiare un gocciottino.